Presidente, lavoriamo qui, non è che scherziamo. Lavoriamo. Non mi resta le mani addosso, Presidente, mi fa male. Calci e schiaffi, così Enrico Preziosi, presidente del Genoa, ha aggredito poco prima delle 15 Valerio Arichiello, giornalista e videoreporter del secolo XIX. L'episodio è avvenuto in un luogo pubblico, in piazza Lido di Bei. Arichiello, insieme con il collega del XIX, Dario Frecero, stava attendendo l'uscita di Preziosi da un ristorante. I giornalisti avevano deciso di rispettare la privacy dell'imprenditore, non disturbandolo durante il pranzo, ma attendendolo in un luogo pubblico. Non è bastato a frenare l'ira di Preziosi, che prima ha minacciato i giornalisti, poi si è scagliato con calci e schiaffi contro il nostro operatore, strappandogli alla fine la telecamera, scagliandola a terra e riducendola a pezzi. Solo dopo Preziosi ha cercato di scusarsi. Sono pronto a ripagarvi la telecamera, ha detto, prima di salire in auto e scappare via verso la vicina sede di Villa Rosta. Tutta l'aggressione è stata documentata grazie alle riprese fatte con l'iPad dal giornalista Dario Frecero. Presente all'episodio anche l'autista di Preziosi.